Quest'anno il tema una celebrazione per la pace ha dato ottimi risultati. Io direi che i risultati sono stati più che eccellenti perché, come ricordavano, abbiamo vinto il premio distrettuale, il primo assoluto, ma quello che è la parte più importante per la scuola è avere dei ragazzi che non solo partecipano a determinati concorsi che sono a livello internazionale, ma vivono quello che celebrano, che tentano di celebrare, e il risultato è sicuramente ottimo. Gli elaborati saranno esposti al Palafiori? Sì, saranno esposti per un periodo al Palafiori, possono essere visionati e ci sarà una premiazione distrettuale a Mondovì il 9 di aprile, al quale siamo orgogliosi e fieri di partecipare con Veronica che sarà premiata a livello distrettuale, appunto, quindi potrà continuare il percorso celebrativo, confrontandosi con altri ragazzi di altre situazioni, di altre regioni. Insomma, è una vera e propria celebrazione della pace, perché quello che conta poi è il dialogo, la comunione, il cercare di relazionarsi con gli altri.